Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video da 0 a 10, il pagellone di Sanremo 2018. Come sempre vi ricordo che se lasciate una bordata di mi piace qui sotto, domani vi faccio uscire tutti i voti, quindi il pagellone per intero di tutto Sanremo 2018, dei 28 cantanti, quindi 20 big e 8 giovani, compresi anche magari gli ospiti, i presentatori, eccetera eccetera. Detto questo, senza perderci in chiacchiere inutili, partiamo subito. Voto 10 e lode a Meta e Moro e un'Italia che va all'Eurovision da protagonista. Vincitori dalla prima serata, in paradiso per il pubblico, per la giuria e per la critica. Fra i big sono i più ascoltati in assoluto. Nemmeno il problema plagio, che devia il pensiero di molti, gli eleva lo scettro. Emozioni e brividi ogni volta. Moro vinse 11 anni fa con Pensa, una delle canzoni più ascoltate dell'ultimo decennio. Meta viene da un percorso fantastico, terzo a Sanremo Giovani 2 anni fa, terzo fra i big lo scorso anno e primo quest'anno. Complimenti! E adesso prendiamoci questo Eurovision. Voto 10 a Sanremo Giovani. Le scelte. Finalmente delle scelte ben fatte. Da anni si stava migliorando, ma nessuno aveva mai preso il volo. Una volta dai giovani uscivano Eros, Masini, La Pausini, Bocelli, Alex Britti. Dal nuovo millennio ad oggi sono ampiamente ridotti i personaggi carismatici campioni. Si contano Arisa, Moro e Gabbani. Quest'anno avrebbero potuto vincere quasi tutti. E da Baglioni, Lorenzo, a ultimo, da Mutimbi a Mirko il cane, tutti e quattro sarebbero arrivati nei primi 10 posti fra i big. Che spettacolo! Voto 9 a Favino, il miglior attore italiano. L'interpretazione finale di La Notte è probabilmente la cosa più emozionante che ci sia capitata in questi 5 giorni. Il discorso che Favino fa a mezzanotte passata alza di colpo lo share, ma non solo. Caricato dal canale YouTube Rai, fa 300.000 visualizzazioni in soli 12 ore, schizzando al primo posto assoluto nelle tendenze di YouTube Italia. Quello che viene premiato è il nostro migliore attore, insieme, a parer mio, ad Edoardo Leo e Marco Giallini. Per te, chapeau! Voto 8 alla freschezza e la genialità dello Stato Sociale. Sto cercando di capire ancora coloro a cui non sono piaciuti. Canzone orecchiabile, divertente e carica di significato. Ma non solo, sono scenici, teatralmente sono i migliori e portando la vecchia che balla sono anche molto molto intelligenti. Il futuro secondo me è qua, poi lo ribadisco, io vedo in lui Rino Gaetano. Voto 7 a Ron, che riporta Dalla sul palco dell'Ariston. Tutti ci aspettavamo Ron e la sua ennesima presenza, nessuno pensava a questa emozione. Porta un inedito di Dalla facendo emozionare tutti. Compagni per una vita, non posso che dirgli grazie mille. Voto 6 al trio di presentatori, Baglioni, Unziker, Favino. Chi fa meglio, chi fa peggio? In tre raccolgono una sufficienza. La Unziker alza il livello dell'intrattenimento, ma spesso parla troppo. E quando dice al secondo posto arriva è ridicolo, fatemelo dire. Baglioni per me non è adeguato. Qualcuno ha smesso di cantare sotto la doccia per paura che esca Baglioni a duettare. Questa non è mia, giuro. L'annuncio dei vincitori è meno emozionante di un Cagliari-Sassuolo di mezzogiorno. Voto 5 alla gestione snob dei giovani. Ho dato 10 alla scelta, molto peggio per la scarsa considerazione. Cantano due volte, sempre prima delle 21. Addirittura i presentatori aprono la serata due volte, una prima dei giovani e una prima dei big, dando il benvenuto a tutti. Peccato, rendono i giovani un po' le divas della WWE di 2 anni fa. Voto 4 alla scelta di non portare rapper. Badate bene, davanti a voi c'è una persona non patita di rap. Mi piace come altri generi musicali. Credo però ci voglia più differenza di generi. Troppa musica tutta uguale annoia e un rapper, secondo me, avrebbe portato freschezza. Voto 3 a Baglioni interrotto durante le sue canzoni. Dopo 5 sere in cui per 5 ore Baglioni duettava con tutti, dal direttore al cameriere al sindaco di Sanremo, ci eravamo tutti rotti i coglioni. Ma il siparietto ripropinato ogni sera di Baglioni che canta seduto, con qualcuno ad interromperlo commentando in modo concreto e demenziale le parole, non credo abbia fatto ridere qualcuno. Per favore fatemi sapere se voi avete riso, perché io veramente boh. Voto 2 all'inutile pagliacciata del plagio. Spero davvero sia stata organizzata per l'audience, altrimenti non comprendo. La canzone in questione non era mai stata commercializzata. Occorrevano 2 giorni per capirlo? Bisognava dire in prima serata stiamo facendo accertamenti? Non ci sarebbe stato problema a farli cantare il giorno dopo, visto che ne cantavano solo la metà?
Hanno rischiato di affossarli così facendo. Per fortuna non ci sono riusciti e alla fine hanno vinto i migliori. Però diciamocelo ragazzi, non c'era veramente bisogno di aspettare 2 giorni per dire quello che poi effettivamente hanno detto, cioè niente in diretta. Voto 1 a Baglioni che spezza la bacchetta a Vessicchio. L'ho trovato brutto e inutile, un gesto di cattivo gusto. Baglioni ironicamente spezza in due la bacchetta per creare un episodio divertente, di pessimo gusto però. La bacchetta per un direttore d'orchestra è l'oggetto che fa il lavoro. Non mi è piaciuto, è stato come umiliarlo e metterlo in ginocchio sul palco dell'Ariston. Voto 0 al trattamento riservato ad Elio e le storie tese. Una carriera apprezzata dalla critica, dice Elio. Il gruppo aveva deciso di chiudere Battenti 2 mesi fa per sempre. Poi Baglioni ha tentato il tutto per tutto, cercando di riunirli e di riportarli sul palco dell'Ariston, facendogli chiudere qua la carriera. Per metterli ultimi? Ok, magari la canzone non sarà piaciuta a tutti, probabilmente a molti non è stata di buon gradimento. Ma ragazzi, penso che metterlo più in alto per l'ultima esibizione di Elio e le storie tese a Sanremo 2018 sarebbe stato quantomeno doveroso. Umiliazione pubblica in diretta davanti a tutta Italia. Mi dispiace, ma qua per me avete toppato. Detto questo ragazzi, qui era il pagellone da 0 a 10 di Sanremo 2018. Fatemi sapere come sempre con un commento qua sotto se questo video vi è piaciuto e siete d'accordo o meno. Che cosa cambiereste? Perché cambiereste? Quando cambiereste? Dove cambiereste? Mi raccomando, un sacco di piace se domani volete il pagellone di ogni singolo artista di Sanremo, compresi magari anche tutti quanti quelli che insomma sono passati anche per caso sul parco di Sanremo, quindi anche il solito tizio che protesta contro Sanremo. Vi ringrazio per la visione, voi ce l'allene come sempre, ci vediamo ad un prossimo video.